mio strumento. Mi è rimasto, mi ricordo solo quello. Il resto l'ho dimenticato. Anzi, loro pensavano probabilmente che io dovessi fare una specie di grande concerto stasera. Alla Scala Rigoletto manca da 23 anni. Una generazione intera a Milano non ha visto Rigoletto. Una generazione non aveva visto Traviata, perché Traviata mancava alla Scala da 26 anni. Io potevo andare avanti a evitare di dirigere queste opere, ce ne sono tante che impegnano il direttore dal punto di vista sinfonico in maniera così avvincente che qualsiasi cosa succeda sul palcoscenico è tale l'importanza del sinfonismo orchestrale che il direttore d'orchestra, in un modo o nell'altro, vincente, esce lo stesso. Quindi avrei potuto continuare ad evitare queste cose, come lo si è evitato nel passato. Invece ho deciso di no. Nel mio programma mentale della mia presenza scaligera, che non sarà eterna, ma questo non significa che me ne vado domani, questo lo dico per mettere in pace gli animi dei fischiatori che sperano, come hanno detto, che venendo a fischiare il Rigoletto io andrò via dalla Scala. No, so che qualcuno c'è qui. Non... E poi passo all'opera. Questo non è un appunto polemico. Voglio solamente specificare una cosa. Sono giunto alla Scala con la carriera già fatta. Quando il Teatro alla Scala mi ha chiesto di dare una mano e di dare qualche energia a questo teatro, l'ho fatto unicamente per dare indietro al mio paese, che è stato così generoso con me, dare indietro qualche cosa. Perché noi ci dimentichiamo di quanto spesso il nostro paese sia stato generoso, perché mi ha dato dei bravi insegnanti, mi ha dato delle buone scuole, ho imparato tutto in Italia. Quindi, negli anni scaligeri, ho avuto in mente, determinati traguardi. Ho riportato Mozart, ho riportato la triade mozartiana in un solo mese. Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte sono state fatte alla Scala. Ho riportato Gluck, Cherubini, Spontini. Mi appresto a fare la tetralogia, perché non è pensabile che un direttore musicale stia tanti anni in un grande teatro senza lasciare, bene o male, bella o brutta, una parola sulla tetralogia wagneriana. E l'altra cosa importante è il problema di Verdi. Mi trovo ovviamente in una situazione molto difficile, perché mi trovo ad affrontare il problema verdiano in un momento in cui le voci adatte a Verdi sono molto diminuite. Siamo in un momento difficile. Non è che io ho 5-7 tenori, non mi riferisco adesso a Rigoletto, dico in senso generale, volendo fare un'opera, che sono fuori alla porta ad aspettare, e ne prendo uno a caso, lasciando i grandi fuori. Si fa fatica. Allora vuol dire che bisogna avvicinarsi a queste opere con un criterio diverso, con un criterio molto più maturo. Ecco perché io sono qui, perché anche se riconosco amanti dell'opera, appassionati veri, vedo i giovani che sono il pubblico di domani. Io ho un profondo rispetto per Verdi. Non tutti i critici, anche nostrani, hanno un profondo rispetto per Verdi. C'è qualcuno in questa città che continua a sputare sul suo giornale su Verdi, non sul direttore d'orchestra, sull'interprete, su Verdi, scrive in questa città, con degli aggettivi molto pesanti. Verdi è una montagna, ovviamente, una delle grandi meraviglie della nostra cultura, Michelangelo, Verdi. Quindi, evidentemente, non sono le punzecchiature di un personaggio simile o di qualche altro personaggio che possono abbattere un monumento simile. Ma c'è il problema oggi sempre più importante della interpretazione verdiana. Che cosa è Verdi? E soprattutto l'interpretazione di opere
popolari come Il Trovatore, Il Rigoletto e La Traviata, che sono opere che noi tutti abbiamo addosso, fanno parte del nostro sistema sanguigno. Ognuno di noi è cresciuto con determinate melodie, con determinate parole, determinati suoni, che fanno parte come i profumi della nostra infanzia, che uno si porta sempre dietro e improvvisamente in un angolo di strada, in qualsiasi posto, ritrova. E con questo ritrovare, questo odore, questo profumo, questa sensazione, questa immagine, fa un salto indietro nel tempo. Verdi ha investito tutti noi e il nostro paese, è anche ovviamente un musicista universale, però è l'Italia nella sua accezione, nella sua espressione più varia, più estesa. Ecco perché è difficile affrontare il Verdi popolare, perché ognuno di noi l'ha assorbito in modo tale che giustamente ritiene di essere il depositario assoluto di come una determinata cosa deve essere fatta, il che è sacrosanto, perché ognuno, facendosi la barba, parlo degli uomini, l'hanno fatto in un certo, se fanno in un certo modo, e la mattina cantano, canticchiano La Donna Immobile. Verdi stesso era talmente consapevole del fatto che La Donna Immobile era melodia che avrebbe acceso gli animi e i cuori e tutti avrebbero cantarellato, che al tenore della prima del Rigoletto impose di non far sentire mai nelle prove la melodia della Donna Immobile, perché il coro o le persone del teatro se ne sarebbe impossessato, l'avrebbe fischiettata, il pubblico fuori se ne sarebbe impadronito e quindi si sarebbe perduto l'effetto di questa volgare canzone così che lui mette in bocca al Duca di Mantova nell'ultimo atto. Quindi negli anni Verdi ha assistito al percorso di quest'opera che non ha mai modificato. Mentre quest'opera si modificava, all'epoca del Rigoletto non esisteva la protezione da parte della società degli autori ed editori. Verdi scriveva, ha scritto il Rigoletto, l'ha dato in mano a Ricordi. Il manoscritto poi è passato nelle mani di altri copisti. Nessuno proteggeva questa... Oggi se uno scrive un libro e uno in una altra edizione cambia una frase, viene denunciato e può anche pagare una forte penale. Allora no, tutto era libero. E allora nasce il punto, sulle tante variazioni che sono state fatte ai tempi di Verdi sul Rigoletto, Verdi era consapevole o no? Quello che voi sapete del Rigoletto corrisponde a quello che Verdi ha scritto o no? E se non corrisponde in molti punti, Verdi l'aveva provato o no? I portatori d'acqua di un certo tipo di concetto del canto basato sull'esaltazione dello sfruttamento circense della vocalità. No, per un attimo, mentre mi usciva questa frase, mi sono sentito un politico improvvisamente. Non so. Insomma, il punto è, Verdi le approvava, le combatteva, le voleva, si arrabbiava. Questi portatori d'acqua dicono, ah sì, ma Verdi ha scritto il Rigoletto nel 51, è morto nel 1901, sono passati 50 anni, lui sapeva, praticamente era consapevole. No, Verdi era consapevole dei misfatti, ma non è che poteva passare allora la vita in carrozza correndo da Faenza a Forlì, da Forlì a Reggio Emilia, da Reggio Emilia alla Scala, dalla Scala a Palermo, e poi volare dall'altra parte, rincorrendo e battendo
con la bacchetta sulle mani del vilipendio che i cantanti facevano per rivendicare il ritorno alla sua volontà. E allora io ho cercato disperatamente, perché si potrà discutere sulle mie interpretazioni, si deve discutere, perché nessuno è perfetto, e anzi, se camperò ancora qualche anno, evidentemente io stesso ritornerò su certi passi, guarderò, ma certamente non ritornerò sui passi di un'esecuzione che non corrisponda al segno scritto. A parte il fatto che l'esecuzione del segno scritto voluto da Verdi non deve essere considerato un crimine, mentre ciò che lui non ha scritto deve essere considerato come Vangelo. È il contrario, l'esecuzione di ciò che è scritto, il segno scritto, è il Vangelo. E poi ci sono le variazioni, le altre possibilità di interpretazione a seconda delle voci, degli interpreti, eccetera, eccetera. Ho cercato di trovare disperatamente una frase in cui si potesse leggere, una parola in cui Verdi potesse dire, o avesse detto, o abbia detto, ho sentito questa cosa diversa da quello che ho scritto, benissimo, mi sta bene. L'ho cercata, vi giuro, l'ho cercata. Ho parlato con i musicologi, italiani e stranieri, ho chiesto, ci deve essere da qualche parte qualche cosa che giustifichi quello che è avvenuto negli anni. Invece, i suddetti mi hanno dato una serie di cose interessanti. Quelle lettere lì non me le hanno trovate. Mi hanno trovato invece una lettera del 1851, in cui Verdi scrive al suo amico scultore Luccardi e arrabbiandosi per come stavano facendo le sue opere, si riferiva a un'Aida, dice, questi impresari non hanno ancora capito che quando le opere non si possono dare nella loro integrità, come sono state ideate dall'autore, è meglio non darle. E questo va al discorso, quando ho fatto la Traviata, io ho rimesso dentro le famose cabalette, e qualcuno ha detto, ma perché porre dentro quelle cabalette che sono così brutte? Saranno brutte o belle, ma sono sue. E quindi Verdi rivendica qui la necessità di dare le opere nella loro integrità, come sono state ideate dall'autore. Poi aggiunge, è nelle mie abitudini di non lasciarmi imporre da nessun artista, tornasse al mondo la Malibran, che voi sapete è stata una grandissima cantante, che Verdi amava, ma solo parzialmente, perché parlando della Malibran dice grandissima ma spesso di cattivo gusto, mentre la passione sua maggiore è stata la Adelina Patti, dove sembra che era così straordinaria che quando nell'ultimo atto Rigoletto dice alla figlia ma l'ami ancora quel figlio di cane, e la figlia dice io l'amo, sembra che la Adelina Patti lo dicesse in una maniera talmente straordinaria che faceva venire i brividi a tutto il teatro. È vero anche due cose, che la Adelina Patti certamente sarà stata una grande, grandissimissima cantante. Io non faccio parte di quei esperti della voce che di questi cantanti sanno tutto, sanno come cantavano, cosa mangiavano, cosa bevevano, con chi si intrattenevano. Io no, io sono un poveretto, so solo quello che leggo. So solamente che Verdi disse che era incredibile, era una donna straordinaria. Le varie puntature nel Rigoletto, e poi le passeremo al pianoforte qualche cosa per indirizzarvi, le varie puntature costituiscono delle fermate continue nell'opera, delle fermate. Fermate che bloccano il flusso dell'opera, che è concepito quasi wagnerianamente, cioè senza interruzioni. Ovviamente l'interruzione per il cambio di scena, quello sì, ma la musica deve andare sempre. Tant'è vero che al marito del soprano, che diceva a Verdi,
ma perché non hai dato un'aria a mia moglie, un'aria in più? Poveretta, poi insomma in casa me la devo sentire dalla mattina alla sera che borbotta, eccetera. Dagli un'aria in più a questa disgraziata, così sta tranquilla lei e sto tranquillo io. Verdi dice, ho ideato il Rigoletto, badate bene, amanti dell'opera e fischiatori, ascoltatemi bene, tanto qua non avete il coraggio di fischiare, vabbè, vabbè. Ho ideato il Rigoletto, la O è troppo stretta ma vengo dal sud, mi dispiace. Come dite voi? Ho ideato il Rigoletto senza arie. Questo è Verdi, che scrive. Ho ideato il Rigoletto senza arie, senza finali, con una filza interminabile di duetti, perché così ero convinto. Qua si sente il modo di parlare di uno che ha le scatole piene, di un contadino vero, intelligente, pratico della vita e sapeva tutto quello che faceva. Perché così ero convinto. Se qualcuno aggiunge, ma qui si poteva far questo, là si poteva far quello, io rispondo, sarà benissimo, ma io non ho saputo far meglio. Poi ce n'è un'altra molto interessante sul fatto della creazione degli interpreti, degli interpreti che creavano. Parlo di interpreti grandi, intendiamoci. Io non sto facendo una causa, tutto ciò che avviene esiste e quindi ha una sua importanza perché è avvenuto, c'è, è un costume, è un'abitudine. Quindi non si fa il processo a niente. Si dice semplicemente che negli anni ci si è discostati con una pratica fatta anche da cantanti straordinari dalle intenzioni dell'autore. Toscanini fu il primo a ribellarsi a queste cose. Nei periodi in cui era la Scala e fece della Scala il più grande teatro del mondo, perché diede al mondo l'immagine di che cosa un teatro dovesse essere, come doveva camminare un teatro, che cosa significava il rapporto del palcoscenico, che cosa con l'orchestra, che cosa doveva essere un'orchestra, cosa doveva essere un coro. La figlia di Toscanini, la Vallì, mi disse una volta che un giorno arrivò con un muso lungo così a tavola, non mangiò perché una luce aveva tagliato male l'espressione del soprano durante una traviata. Quindi era un uomo molto attento a queste cose. Pensate che Toscanini ebbe il coraggio nel 22, si impose a Lauri Volpi perché Lauri Volpi voleva fare la puntatura alla fine della Donna Immobile e Toscanini vietò questa cosa. Poi dopo andarono in tournée con la Scala e a Berlino Lauri Volpi fece un'altra volta la richiesta e allora Toscanini diceva, boh, siamo a Berlino, gliela lascio correre, ma alla Scala no. Disse, ma alla Scala no. Quindi la storia di averlo fatto nel teatro tedesco, nel teatro di Berlino, non significa che Toscanini l'abbia avallato. Ha fatto una concessione, essendo fuori dall'Italia, dove interessava a Toscanini, di stabilire un principio interpretativo che attraverso la Scala si espandesse al mondo. Questo è importante. E poi vi spiegherò perché la puntatura non ci sta, a parte viene dopo la puntatura, perché non ci sta in quel punto. Allora, siccome i cantanti creavano, lo faceva De Lucia, lo faceva il tenore Bonci, lo faceva Battistini e tanti altri, era il gusto della seconda metà dell'Ottocento, che poi attraverso il verismo si è ancora più arricchito o impoverito, dico, a seconda di come può essere, distruggendo, proprio allontanandosi sempre di più dall'essenza dell'opera. Su questo fatto che i cantanti prendevano l'abitudine di fare e disfare, aggiungere, eccetera, dice Verdi, copia lettere 2, 5, 6, se qualcuno volesse andare a controllare. Questo, quello della creazione, di creare, di inventare, è un principio che condusse al barocco e al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato e nei primi anni di questo, cioè 700 e i primi dell'Ottocento. Quando i cantanti si permettevano creare le loro parti e
farci in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No, io voglio un solo creatore e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che è scritto. Oh, porca miseria! Dico, non è mica una frase detta di traverso. Io voglio un solo creatore, l'autore cioè, e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che è scritto. Il male sta che non si eseguisce mai quello che è scritto. Leggo sovente nei giornali di effetti non immaginati dall'autore, ma io per parte mia non li ho mai trovati. Dice anche che non li ha mai sentiti, perché lui stava a casa sua, stava lì, a Sant'Agata, che andava in giro a fare Sherlock Holmes. Io non ammetto né ai cantanti né ai direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un principio che conduce all'abisso. In un'altra lettera dice: le mie note, belle o brutte che siano, non ne scrivo a caso e procuro sempre di darne un carattere. Mi sembra che sia abbastanza chiaro tutto questo. Queste sono alcune delle lettere più importanti. Emanuele Muzio, che fu di Verdi allievo, amico e direttore d'orchestra, e che operò come direttore nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti, dopo che lasciò, dopo che ogni volta c'erano le stagioni, infatti a Filadelfia, a Baltimora, a Washington, ci sono resoconti delle opere dirette da Muzio, parlando di un soprano, una certa Jenny Lind, dice che aveva una grande agilità in fioriture, gruppetti, trilli, cioè sono tutte le ornamentazioni che si possono fare. Dice lui, la specie di cose che il pubblico amava nel Settecento, ma non più nel 1847. Rigoletto è 1851. Per essere onesti fino in fondo, c'è a un certo punto un richiamo di Verdi, sembra, che Verdi, ascoltando il baritono Morel, che fu uno dei più grandi, straordinari baritoni dell'epoca, che aveva fatto l'Otello, quindi era un personaggio amico di Verdi e straordinario cantante, sembra che Morel nel Si vendetta, sembra che all'inizio, proprio all'inizio, si vende, abbia fatto, dice una persona dell'epoca, non Verdi, sembra, che abbia fatto un effettistico cambio di ritmo. Ma dice Verdi, ho sentito questo effettistico cambio di ritmo, nessuno però di noi capisce dove può essere, perché si vendetta, tremendo, dove si può cambiare il ritmo. Però lui dice, nella prime battute ha fatto un effettistico cambio di ritmo, badate bene, dice Verdi, senza cambiare una parola o una nota, nella prima frase di Si vendetta. Queste sono qualche lettera, qualche cosa per capire qual è stato l'atteggiamento di Verdi. Cambiò il gusto poi dopo. È chiaro che il cantante, che è giustamente una specie sul palcoscenico, è come un... si basa molto sull'istinto anche la sua reazione, ha capito una cosa: ad effetto corrisponde effetto, non c'è, ma non è una condanna questa, era un gusto, è un gusto, continua ancora. Se io finisco un'aria giù, l'impatto con il pubblico, parlo dell'impatto istintivo, è in un modo, se invece finisco andando su, è chiaro che la risposta è... Qualcuno ha detto che gli acuti sono i gol,
si segna in porta. E la risposta è quella. È un fatto così, di istinto. Ma la bellezza del Rigoletto non sta in queste cose. Già l'opera è un'opera che ha sofferto molto nel suo cammino. Nasce, come voi sapete, Rigoletto, dal dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse. Cominciano i guai. Il re chi è? Francesco I, di Francia, oddio santo. E il re libertino fa questo, fa quell'altro, gli piacciono troppe donne, va in giro, piglia in giro la gente. Cioè, personaggio che viene messo sotto accusa. In quell'epoca, subito dopo le rivoluzioni che c'erano state, un atteggiamento di protesta o di accusa o di atteggiamento ridicolo nei confronti del potere era un atteggiamento politicamente pericoloso. Perciò Verdi cominciò a passare un po' di guai. La censura non voleva dare permessi assolutamente. E allora cominciarono a trovare il modo di uscirne da questa cosa. Cominciarono a cambiare posto, invece di farlo in Francia, dice andiamo un po' nell'Emilia, chissà da quale cosa. E a furia di trovare, no, quello non va bene perché quel conte o quel duca si capisce che è lui, perché più o meno i conti e i duchi erano tutti quanti imparentati dalle stesse caratteristiche, così, o don giovannesche o di vizi vari. E allora finirono a poco di andare verso la corte di Mantova. Dice, lì forse più tranquillo, nessuno ci viene a disturbare. Quando l'opera fu fatta, dopo tanti fastidi, tante cose, tanti cambiamenti, anche nel libretto, perché pensate, all'inizio, quando Rigoletto, descrivendo il duca, dice a quelli va bene tutto, gli va bene i conviti, battaglie, feste, giochi. Sulle parole battaglie, non era battaglia originariamente, era baldracche. Il vescovo del posto probabilmente trovò che fosse un po' pesantina la cosa. E allora, da baldracche, diventò battaglie, dando anche un carattere un po'... Dice, il nostro duca è uno spadaccino importante, invece baldracche è una cosa proprio... È la stessa cosa che dovettero cambiare, questa è molto più famosa, nell'ultimo atto, quando il duca di Mantova entra dentro il cortile lì della casa di Sparafucile, entra, si rivolge, mentre Rigoletto e Gilda sono in un angolo e stanno lì ad occhieggiare perché Rigoletto l'ha portata, e dice, vieni a vedere che razza di individuo è. Arriva infatti il duca, va da Sparafucile, cioè l'oste, l'assassino, l'uomo d'arme con cui si è messo d'accordo, per uccidere il duca entra e dice una stanza e del vino, dice voglio due cose e tosto. Sparafucile risponde quali? E lui dice una stanza e del vino. Rigoletto di là dice alla figlia questi sono i suoi costumi. Allora voi pensate, questi dall'Ottocento si diceva sempre questa storia, tutti voi siete andati in un albergo, molti di voi avranno chiesto una bottiglia di vino. Allora, voi pensate, uno va in un albergo e dice, buonasera, desidera, io vorrei una stanza, per favore anche del vino. Allora, tutti, il portiere, guardando l'altro portiere, dice... Allora, voi pensate, è mai possibile che un uomo che drammaticamente drammaturgicamente non è secondo neanche a Shakespeare, poteva ammettere che si andasse avanti con una imbecillità di questo genere, che lui avesse due cose e tosto, una stanza e del vino, questi sono i suoi costumi. La ragione è un'altra, avevano cambiato, perché tra il Borbone da una parte, la polizia di Stato dall'altra, lo Stato pontificio dall'altra, certe cose non si potevano dire. La frase è un'altra e la sentirete. Due cose e tosto, quali? Tua sorella e del vino. Questi sono i suoi costumi, chiaro. Allora,
La mia domanda è: perché nessuno ha mai... Siamo un paese colto, tutti quanti ascoltano con intelligenza, con sapienza, con intelligenza, cioè di capacità di intelligere. Come mai tutti quanti hanno avuto sulla faccia un'incongruenza di questo genere per decenni e nessuno ha mai detto niente, compresi i critici? Perché si ascolta male, si ascolta passivamente, si ascolta senza interesse. Chi conosce l'opera, la ama, troverà strano, dice, ma chissà, a Verdi sarà scappato. Poi ci sono altre persone che vanno in teatro perché non gliene frega niente di tutto questo, perché stanno aspettando quattro note. E allora io trovo che noi Scala oggi, abbiamo un compito ben preciso. Oggi, ieri, domani, non dobbiamo perderci, e qui faccio un appello. Noi non dobbiamo perderci nelle cose banali. Noi abbiamo un compito da tramandare. Prima di tutto dobbiamo recuperare il repertorio verdiano. Lo può fare oggi meglio di qualsiasi altro, non perché siamo più bravi o siamo più bravi. No, la Scala ha un compito morale, quello di riportare un discorso critico su quest'autore. Quando dico critico, non significa che dobbiamo mettere Rigoletto, La Traviata, eccetera, in una clinica, farli diventare pallidi e fare le esecuzioni così, senza sangue. Ma non dobbiamo cambiare i connotati a quest'opera. La Scala ha il dovere di riproporre un discorso critico su quest'autore, discorso che porterà poi a capire con la formazione di nuovi interpreti nel futuro, di un nuovo concetto del canto, di capire che cosa è Verdi. Fino adesso noi abbiamo un modo di fare Verdi su questo repertorio, che è un modo sancito da 60 anni, 70 anni, 90 anni, anche di più, di pratiche che sono rimaste immobili nel tempo. Le cadenze che Caruso aveva inventate sono quelle che la maggior parte dei tenori ha adottato. Figuriamoci, Caruso viene dalla mia stessa città. Per me il mio istinto mi porta a dire che qualsiasi cosa lui facesse andava benissimo. Però era anche figlio del suo tempo, operava anche al Metropolitan, dove il gusto di certe cose era diverso da certe nostre esigenze. Noi siamo un po' più essenziali. Questa non è una critica a un paese che mi ha ospitato per quasi 20 anni e per cui porto gratitudine. Mi riferisco a... voi sapete che sono stato direttore dell'Orchestra di Filadelfia, quindi non è una critica, è un altro mondo, è un altro gusto. Noi abbiamo altri doveri. Purtroppo i nostri cantanti si sono sensibilizzati alle richieste di queste cose, ci sono caduti dentro, le hanno assecondate, le hanno ingigantite, ed è diventata tradizione. C'è una famosa frase di Furtwängler, uno dei più grandi direttori d'orchestra di questo secolo, insieme a Toscanini forse le due colonne di questo secolo, che sulla parola tradizione una volta disse una frase che io non ho mai dimenticato. Che cos'è tradizione? Lui rispose: tradizione è il brutto ricordo dell'ultima brutta esecuzione. Che cos'è? Capite? Si fa così, ormai è diventato, si fa così perché l'ha fatto così. Io qui ho esattamente le cadenze di De Lucia, come dicevo prima, di Bonci, dei tenori che cantavano ai tempi di Verdi, e che hanno iniziato tutto questo modo di fare, creando continuamente dei cambiamenti, per cui come una statua di Fidia, bellissima, dove naturalmente uno dice, ma l'orecchio è un po' grande, cambiamolo, il naso è un po' corto, allunghiamolo, il braccio è... Alla fine probabilmente potrà anche venire una cosa interessante, ma è un'altra cosa. Invece Rigoletto è un miracolo di perfezione. Osborne, uno dei grandi esperti di Verdi, addirittura parla della triade mozartiana, della triade verdiana popolare, come di opere mozartiane.
nel senso che la perfezione drammatica, il rapporto tra la musica e i personaggi e il modo in cui Verdi ha scolpito i personaggi sono da riportare allo stesso livello delle opere di Mozart, che come voi sapete in questo è stato il più grande. Rigoletto è il grande capolavoro che sorge di quel tipo, che sorge dopo Don Giovanni. Un po' più padano, un po' più casareccio in certe cose. Il Duca di Mantova non ha il fascino di Casanova, non ha il fascino diabolico di Don Giovanni, è un po' nostrano, un po' più alla buona. Canta questa e quella, è un po' più come Gilda, è chiaramente una donna della Padania, ma i sentimenti che loro esprimono sono universali. E sono espressi con mezzi estremamente raffinati, non semplici, raffinati. Io da italiano mi sono messo in testa che dobbiamo assolutamente ridare in certi casi e in certe opere a Verdi quella grandezza che lui merita. E non, a proposito di queste opere, come si dice nel resto del mondo, un papà, che è il musicista dell'un papà, un corno. Perché in quelle sedi, quando devono suonare Schubert, si mettono lì, rachitici, lì a suonare così, a far finta che la musica è straordinaria, fanno piangendo. Si tratta di Verdi. Viene chiamato da molti critici tedeschi un papà, con la M. Finezza, non è un papà e una mamma, è un papà. Adesso entriamo un po' così, quando vi scocciate me lo dite, perché così. Ah, una primizia che volevo dirvi, che ho trovato in questi giorni, proprio per buttare giù delle cose per voi, che non sapevo, vi devo ringraziare perché mi avete aiutato. Nella famosa aria del soprano, quando lei canta, racconta a Giovanna, le feste al tempio, lei racconta, dice, come hai trovato sto giovane? Tutte le feste al tempio, mentre pregava e Dio, bello e fatale un giovane offriasi al guardo mio. La birichina, quando andava in chiesa, invece di andare a pregare, si metteva ad occhieggiare la cosa. Per il perbenismo di allora, tutte le feste al tempio, ma cardinali, vescovi, parroci, uno scandalo. E allora in alcune edizioni fu cambiato, tutte le feste al parco. Voi pensate, io, è vero, no, queste sono cose vere, queste sono cose vere, proprio documentabili. Io personalmente, pensate, l'abitudine di dire ma chi, quello dice di no, sì, io al parco ho visto di tutto, ma mai uno che pregava a Dio. Poi, siccome il soggetto era grave, un gobbo in scena, ma per carità, un gobbo in scena impossibile da accettare, e allora gravi, questo dopo la prima a Venezia, perché a Venezia l'opera nel 51 fu data ed ebbe successo. I problemi furono prima e furono immediatamente dopo. Infatti, pochi mesi dopo, il Emanuele Muzio, allievo, come ho detto prima, il grande direttore d'orchestra, allievo di Verdi e direttore d'orchestra, diresse a Bergamo nel settembre 51 il Rigoletto. La prima andò. I bergamaschi, quando videro che cos'era la storia, alla seconda l'aspettarono al varco. Dopo il primo atto, passò. Al secondo atto fecero tali manifestazioni di ostilità contro tutto quello che si vedeva e che si era stato visto, che l'opera fu interrotta, non la finì. Allora, ci sono stati da allora vari titoli per sviare. Si è chiamato Viscardello, Lionello, non Alberto Lionello, Lionello. Poi si è chiamato Clara di Perth. Poi è passato, la cosa più seria fu che passò nei teatri dei burattinai, teatro serio. Dico sul serio, teatro serio,
che lo chiamò Trimoletto, dal testo di Victor Hugo. A me i burattinai più colti si misero in pari, mi dice no, se dobbiamo fare una cosa dobbiamo cambiare il nome, mettiamo il nome di Victor Hugo. Invece in Italia del Nord girava con queste... No, momento, adesso vi spiego. Non avete capito, fatemi finire. In Italia del Nord, perché al Sud non poteva neanche pensarci con i Borboni giù, una cosa del genere, ma li impiccavano tutti. Al Sud il Rigoletto cominciò a girare dopo l'unificazione dell'Italia, perché era impensabile che tra Roma e Napoli e Palermo si potesse arrivare a una forma di... un gobbo in scena, con la figlia che veniva violentata, i conti vari, ogni volta i duchi arrivavano, dicevano qualche cosa, venivano spernacchiati dai cortigiani. Ma figuriamoci, in un periodo in cui le corti cominciavano a traballare, era impossibile. Allora cosa si fece? In alcune recite Rigoletto diventò dritto. Perdete la gobba. Perdete la gobba. Poi Rigoletto, siccome il duca di Mantova fa la corte alla moglie del conte di Ceprano, e allora dice, sì, dice, e come si fa? La moglie di un nobile che viene insidiata dal duca, non è possibile. E allora la moglie di Ceprano non fu più la moglie di Ceprano, diventò la sorella nubile. Perché così, non è anche la sorella nubile, così tutto a posto, insomma, erano fatti loro. Gilda, quando muore, alla fine, tra le braccia di Rigoletto, Rigoletto manda all'aria, manda un grido infernale che è la maledizione. Dice, ah, la maledizione che gli ha lanciato Monterone all'inizio, questo è il risultato, è il frutto di quella maledizione che lui poi per tutta l'opera continua a ricordare. Si può finire in un periodo come quello, sempre con uno stato pontificio che guarda e che osserva, una cosa del genere? No! Allora Gilda, pur essendo stata colpita con la spada di sparafucile, un bestione enorme, improvvisamente si riprende. E si riprende e Rigoletto, mentre ha pianto per gli ultimi 10 minuti, improvvisamente la vede che si riprende e invece di dire, ah, la maledizione, dice, oh clemenza del cielo. Pensate che con tutte queste cose, e queste sono alcune di quelle che erano successe, non esiste una lettera di Verdi che protesti, una lettera che protesti specificatamente contro questo o contro quello. Figuriamoci che gliene importava a Verdi se cambiavano una nota. Se lui non ha protestato verso Trani, così che li facevano, cambiavano i testi, cambiavano i nomi, cambiavano i fatti, i morti li facevano risuscitare, le gobbe sparivano. Figuriamoci se lui dice, il tenore Bonci ha fatto una cosa di questo genere, io non sono d'accordo. Questa è la tesi propugnata da qualche così che continua. Come? Dunque, abbiamo detto un po' di tutto questo. Allora, Rigoletto. Wagner si basa la sua musica sui leitmotiv. Che sono i leitmotiv? Sono i motivi conduttori, che erano una cosa molto, molto seria, un principio di compositivo estremamente importante e poeticizzato poi da Wagner, fino al punto che questi motivi, questi temi entravano, uscivano nell'opera caratterizzando personaggi o addirittura riferimenti a quei personaggi, per cui l'apparizione di un tema o di parte del tema dava la possibilità allo spettatore, attraverso lo stato d'animo che il tema indicava, dava allo spettatore la capacità di capire di che cosa si stava trattando. Verdi, da buon italiano emiliano, non ha bisogno di leitmotiv. Ha bisogno di una nota. Questo è un do naturale. Questa nota è l'epicentro del terremoto.
Rigoletto è un terremoto, il terremoto dell'anima, il terremoto dei sentimenti, la gelosia, l'amore, l'omicidio, la passione, l'ipocrisia, i sentimenti vari, contrastanti. E l'amore inteso nelle varie maniere, perché il duca di Mantova, quando parla all'inizio alla contessa di Ceprano, si esprime da buon libertino, si esprime in un modo, al suono di un dolce minuetto. Quando parla con Gilda, anche se la disonora poi nel chiuso delle sue stanze dopo, parla di amore vero. L'amore a cui lui si riferisce è il sole dell'anima. Tutta la vita è amore. Quando parla con Maddalena, parla in un altro modo. Un dì, se ho ben rammentomi, oh bella, ti incontrai. Dice, seppi che tu eri qui e capì che tu qui stavi. Un gruppo folcloristico romagnolo cambiò il termine. Dice, un dì, se ho ben rammentomi, oh bella, ti incontrai. Mi piacque di te chiedere e intesi che ci stavi. Cioè, sono gli ultimi... Intesi che, non intesi che qui stai, intesi che ci stai. Quei romagnoli, questo gruppo famoso a Ravenna che si chiama il gruppo dei Malridotti, aveva capito però esattamente lo spirito, aveva capito lo spirito, cioè la contessa di Ceprano non può essere trattata in quel modo, ma va trattata con... Si seduce una nobile solo col minuetto. Gilda si va all'amore vero, Maddalena, una delle baldracche appunto a cui si riferiva Goso, in quella maniera, infatti gli canta la donna immobile, eccetera, eccetera. Verdi, straordinario, immenso. Allora dicevo, tutti questi sentimenti vengono inghiottiti in una nota, che è l'epicentro di tutto. Che può essere. Ma ogni accordo vi dà un colore, una colorazione diversa, un senso diverso, uno sviluppo diverso, ma è quella nota continua. L'opera comincia, è la nota che in fondo dà il tema della maledizione. Tutti i personaggi dell'opera che in qualche modo entrano nel cerchio maledetto cantano quella nota. Tutti, finanche l'usciere, quando annuncia che deve arrivare Monterone, che deve essere sbattuto in carcere, praticamente entra in qualche modo in contatto con l'atmosfera della maledizione ed è attratto da questa nota. E di una potenza incredibile. L'opera comincia, infatti. Questo sarà detto da Rigoletto. Quel vecchio maledivami, cioè Monterone. Quel vecchio maledivami. Ecco il tema. L'opera comincia con le trombe che segnalano la maledizione. Poi lui cambia e fa questo accordo, questa modulazione. Voi musicisti che siete o studenti di musica o appassionati di musica, ognuno aspetta. Questa è una cadenza perfetta. Invece lui usa invece il basso, invece di fare, fa. Questa cadenza che evita si chiama, andando in quel modo, cadenza d'inganno in armonia. Cadenza d'inganno.
tutti quelli che conoscono l'armonia. Ed è strano che Verdi usi una cadenza di inganno, come si chiama nell'armonia classica tradizionale, per sottolineare il mondo dell'inganno, che è quello del duca, è quello di Rigoletto, quello dei cortigiani. Allora, adesso il tema ritorna, ma con un'armonia diversa. Qui entrano gli archi insieme alle trombe. Stesso tema, ma che acquista un altro carattere. Senti come torvo adesso questo. Come una marcia funebre. Le marce funebri del suo paese. Questo è il preludio, in cui ci sono questi, gli elementi di tutta l'opera, gli archi, questo. E il dolore per semitoni. E poi dopo, come quelle bande dei nostri paesi, dove al rintocco sempre continuo, inflessibile delle grancasse si va avanti. Cioè, comincia dopo questo preludio improvvisamente, questo preludio che ti dà in brevità l'idea del mondo fosco di questa città, di questa corte. Inganno, maledizione, dolore. Comincia improvvisamente la festa. Dove è fatta dalla banda dietro la scena. È incredibile che in poco tempo ci sta questo tema. Poi. In poco tempo, perché dà l'idea della volubilità del mondo, perché Verdi aveva la capacità di fare, poteva scrivere un tema di banda e si andava avanti con un tema, invece in poco tempo si va in 4-5 temi diversi, cioè non è mai fermo questo tema, perché è così, è il mondo del duca, pieno di assoluto, mai fermo, e comincia con questo incontro tra il duca e il suo uno dei suoi cortigiani, Matteo Borsa, dove dove il duca dice che si interessa a una donna
che vive in un remoto calle e misterioso un uomo vi entra ogni notte. Si riferisce, lui sta parlando di Gilda e quest'uomo che ogni notte entra è Rigoletto. Pensate, lui dice ogni giorno, quindi lui sapeva che in ogni caso questa donna viveva con un uomo o un uomo l'andava a trovare, la voleva comunque. E sa con lei chi sia l'amante suo, non si sa chi è questa amante. E dice, però, insomma, io voglio sapere questa donna perché mi interessa in modo particolare, anche se la mia filosofia è questa o quella, per me pari sono a quant'altre d'intorno mi vedo. Questa è la sua morale, no? Questa è famosa, questa, no? Non voglio disturbarvi perché abbiamo un bravo tenore, quindi non voglio che la mia voce vi... questa ballata è una ballata, è una canzone. Anche qui, per esempio, cominciano i primi dispiaceri. Perché, dunque, la costoro avvenenza è qual dono di che il fato ne infiora la vita. E Verdi scrive con brio, cioè la costora avvenenza è qual dono di che il fato le infiora la vita. Invece nella tradizione è diventata poco alla volta le infiora la vita, che va benissimo anche, non è che si uccide nessuno, non è quello che lui pensa, che lui dice con brio, questa cosa fresca deve andare avanti. Lui racconta a questo signore il suo, a questi signori, a queste signore, a tutti, il suo principio così del concetto d'amore. E quando finisce questa ballata appunto che deve andare avanti, comincia il minuetto e lui si avvicina alla contessa di Ceprano. Questo minuetto che quando suona... Partite crudele, e lei dice seguire lo sposo, me forza Ceprano, poi dice ma del luminoso, in corte d'alastro qual cuore brillare, le fa questa grande dichiarazione d'amore, dove in genere si sente sempre, lui, il tenore si riscalda, si dovrebbe riscaldare, e dice, per voi già possente la fiamma d'amore, inebria conquide, distrugge il mio cuore. E lei dice, calmatevi, e lui, la fiamma d'amore, calmatevi. No, ho detto questo. Ho detto questo, sapete perché? Perché la situazione è molto difficile, soprattutto in un teatro grande come la Scala, ho sentito altre volte, c'è, se si fa far suonare il minuetto dietro, non in orchestra, ma dietro, il direttore non ha contatto con quelli che stanno 40 metri là indietro a suonare il minuetto, quelli che suonano il minuetto non sentono il cantante deve cantare sentendo da lontano una specie di minuetto che va e deve fare questa dichiarazione d'amore, per cui è preoccupato solo di andare a tempo, non mi riferisco al nostro tenore, dico in genere. Allora lui dovrebbe dire inebria conquide distrugge il mio cuore, la fiamma d'amore distrugge il mio cuore, dovrebbe dirlo con enfasi enorme, per cui lei deve dire calmatevi, lui insiste, la fiamma d'amore inebria il mio cuore, lei dice calmatevi, calmatevi. E in genere invece si sente inebria conquide distrugge il mio cuore, calmate, come calmate? C'è un'assurdità. È vero? Distrugge il mio cuore, calmatevi. È vero, voi che conoscete Rigoletto, lo sapete, si fa così, è vero.
Allora invece deve dire distrugge, deve essere, perché lo stanno facendo in piazza, infatti il conte di Ceparano è lì dietro, tant'è vero che quando i due se la svignano, Rigoletto va da Ceparano e gli dice, in testa che avete, signor di Ceparano? Però, siccome la frase è buffa, però è l'inizio dei guai, perché Ceprano non la manda giù. E allora Verdi che ha aperto l'opera con... gli fa dire, in testa che avete, signor di Ceprano? Fa dire, lo fa rientrare di nuovo in quelle note che sono quelle note chiave che vi ho detto prima. Lo avrebbe potuto dirlo in 100.000 modi diversi, no, su quella nota che richiama a noi una specie di fastidio, che ci dà un senso di oppressione. In testa che avete, signor, dice, pra, cambia nota qui perché la banda riprende, eccetera. E qua dice appunto, tutti sono contenti, che festa, i cortigiani dicono, il duca qui pur si diverte, e Rigoletto dice, così non è sempre, perché in genere Rigoletto dice, così non è sempre, no, il Rigoletto in fondo odia il duca, perché lui è strumento del duca, è strumento dei cortigiani, e perciò lui reagisce in fondo dando sempre fastidio, stuzzicando i cortigiani, punzecchiandoli, fino al punto che loro decidono di vendicarsi. E allora dice, così non è sempre che nuove scoperte. Ecco la frase. Lui deve dire, sempre su quella nota, così non è sempre che nuove scoperte. Il gioco del vino, la festa, la danza, battaglia, conviti, ben tutto gli sta. Il gioco del vino, le feste, la danza, battaglia, conviti, ben tutto gli sta. Che sarebbe stato invece il gioco del vino, le feste, la danza, baldracca, conviti, ben tutto gli sta. Questo è il famoso punto. Or della contessa l'assedio e gli avanza, sempre la stessa nota. Ed intanto il marito fremendo ne va a Perigordino. Terza danza. Questo dimostra come Verdi avesse, e si vede, se voi andate a Sant'Agata, vi consiglio ragazzi e ragazze, andate a Sant'Agata, vicino tra Piacenza e Parma, a vedere la casa di Verdi, dove lui ha vissuto tutta la vita. E sul letto dove lui è stato, prima di essere poi, di venire a Milano e di morire in via Manzoni, come lo sapete, su quel letto dove i suoi... discendenti hanno mantenuto tutto esattamente come se Verdi fosse uscito il giorno prima. Io ho avuto la fortuna di essere lì e di pranzare addirittura con gli stessi piatti e le stesse, proprio tutto è rimasto identico. Lui aveva vicino al letto i quartetti di Beethoven, i quartetti di Haydn e i quartetti di Mozart. Questo è Verdi, capito? Verdi veniva da quel mondo. E come dice giustamente Osborne, che ho citato prima, non è solamente il Rigoletto, la Traviata e il Trovatore che sono di fattura mozartiana nell'orchestra, anche le prime opere, dove sono infarcite ovviamente di uno strumentale diverso e più accademico e più nostrano, ma la struttura è quella mozartiana, che soprattutto nel Rigoletto e nel Trovatore viene fuori in maniera straordinaria. L'uso delle danze è di nascita mozartiana. Che opera? Don Giovanni. Verdi conosceva il Don Giovanni benissimo e l'uso delle danze nell'ultimo atto di Don Giovanni, nella scena finale della prima parte di Don Giovanni, dove ci sono le tre orchestrine, lì suonano una sull'altra, qui suonano una dopo l'altra, ma l'uso della danza con le parole sopra l'azione drammatica che si svolge, è di derivazione direttamente mozartiana. Lì c'è una su cui poggia un'altra e su cui poggia un'altra ancora. Qui invece sono una dopo l'altra, ma legate dalla stessa nota che cambia. In una è... seconda. Stessa nota. Terza. Si chiama Perigordino. Questa danza che sembra ancora esistere in qualche terra tra la Roma, nella Romagna e nell'Emilia, dove lo chiamano Bigourdin. È un francesismo. Forse, perché Perigordino sarà diventato, quando c'è la finale, o è romagnola o è francese.
Così sostengono i romagnoli, però, non io. E va avanti con questa danza, su cui tutti si divertono, Rigoletto insulta i cortigiani, e allora i cortigiani si infuriano e decidono di vendicarsi. E lì c'è una frase interessante di, mentre nel concertato generale, il duca che conduce dice: ah, sempre tu spingi lo scherzo all'estremo. Gli dice a Rigoletto: ma smettila, finiscila di rompere gli altri, eccetera, eccetera. E quando finisce questo concertato in cui tutti quanti dicono cose diverse, è anche abbastanza comico, perché mentre i cortigiani stanno dicendo vendetta, vendetta, poi vendetta, vendetta, improvvisamente Rigoletto gli va vicino, gli fa una specie di piccolo giro così di giravolta, tutti quanti cambiano e dicono: oh, guardate, non par questa or la regia del piacere? Prima stavo dicendo vendetta, 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 ma questo è il teatro, prima ho detto teatro, teatro nostro, che è fatto di queste cose. Però tutto viene troncato, questo urlo generale di tutti pieni di gioia e di festa, dall'entrata straordinaria di Monterone, che sulle note dell'inizio della maledizione dice: chi o gli parli? No, dice il duca. Lui dice: il voglio Monterone. E lui dice: sì, Monterone, la voce mia qual tuono vi scuoterà dovunque. Questo lo sanno tutti, perché naturalmente è una delle pagine più straordinarie, l'ingresso di Monterone. E quindi siamo sempre ancora, avete visto? E lui entra dicendo: chi o gli parli? E Rigoletto entra in mezzo e, contraffacendo e burlando Monterone, che viene a rivendicare l'onore della figlia, dice al duca: chi o gli parli? Allora Rigoletto usa le stesse note di Monterone. Chi? Monterone dice: chi o gli parli? Flettendole, e quindi dando la sensazione del comico. Mentre Monterone ha detto: chi o gli parli? Lui dice: chi o gli parli? C'è una flessione della melodia che quindi ridicolizza Monterone. E poi, come dice Verdi, si avanza con ridicola gravità. L'orchestra fa... scusate. A lui con caricatura: voi congiuraste contro noi, signore, fa la parte del duca e di Monterone insieme, no? E noi, pluralis maiestatis, noi duca e noi clementi in vero perdonammo, ridicolizzando: qual vi piglio or delirio a tutte l'or di vostra figlia a reclamar l'onore. E scoppia Monterone, dice: novello insulto, novello insulto, ma si è a sturbare, ma si è a sturbare, sarò vostro orge, verrò a gridare, finché venga estratto di mia famiglia l'atroce insulto. E pensate armonicamente anche quando dice: io come spettro terribile mi rivedrete, sentite le armonie, spettro terribile mi rivedrete. Sulla parola rivedrete, l'apparizione dello spettro, quasi banco,
shakespeariano, no? Mare libere mi rivedrete, portando in mano il teschio mio, vendetta chiedere, vendetta chiedere. Oh, Dio. Crea lo scompiglio e alla fine dice a lui, a Rigoletto, dopo che maledice: siate entrambi voi maledetti. Il duca e Rigoletto, e poi si rivolge a Rigoletto: lanciare al cane al leon morente, e vilio duca. Poi si rivolge a lui, a Rigoletto lo chiama serpente, ed è interessante sentire la discesa dei bassi sulla parola serpente, fanno lo strisciare del serpente. A lui dice: slanciare il cane al leon morente, e vilio duca, e tu serpente, tu che d'un padre ridi al dolore, c'è detto l'accordo sul ridi al dolore, sì, ma famosissimo: o tu che la festa audace trovata da un genio d'inferno, chi fosti guidato, famoso che voi tutti. Quando finisce questa maledizione, dove i direttori tagliavano, lui maledice tre volte: si maledetto, si maledetto, si maledetto. Il numero tre è importante, lo sanno anche i deficienti. Sin dai tempi biblici era uno dei numeri magici. Tre volte viene maledetto. Molte delle edizioni straordinarie tagliano. Uno basta, ma perché? Si maledetto, si maledetto. Via, deve andare via. Vabbè, finisce questa scena della maledizione in re bemolle maggiore. Scena successiva. La stessa nota c'è nei legni che cominciano come una campana morte, ma è la stessa nota, però sotto c'ha... Ma pensate, che me ne importa a me di quello, questa cosa, lo aspetto al mi bemolle, lo aspetto all'acuto, ma che me ne importa, ma pensate che io passo la vita a pensare questo, quando io sono stato arricchito, fischi o non fischi, dal signor Giuseppe Verdi su quello che mi ha dato. A me basta sapere che solo un grand'uomo finisce una cosa in questa maniera, farà ridere quello che ho detto a qualcuno, come sto vedendo, ma non me ne importa, sono vecchio abbastanza. Finisce in re bemolle. Solo un genio comincia un incontro notturno tra Rigoletto che torna a casa e un assassino, con così, mantenendo l'eco della nota della festa con un accordo sinistro, mentre violoncelle e contrabbassi strisciano nell'ombra. E poi la nota grave dei cieli e dei bassi, che si apre una voragine. E comincio un violoncello e un contrabbasso. Si incontra mentre lui sta entrando in casa, un'ombra gli si avvicina e dice: signor, spara fucile. E lui dice: va, non ho niente nel chiesi. A voi presente un uom di spada sta, un ladro. Questa Verdi
lascia all'orchestra viole, violoncelli, contrabbassi senza violini, come fa Cherubini nel Requiem in re minore, dove abolisce i violini, il suono acuto diventa di fastidio, solo clarinetti, fagotti, una gran cassa, è la parte grave dell'orchestra. L'orchestra conduce e su questa conduzione il dialogo. I cantanti dicono cose fondamentali, ovviamente, ma immersi nell'orchestra, è l'orchestra che guida, è l'inverso di quello che sarebbe fatto prima, chiaro, dove i cantanti guidavano l'orchestra avrebbe accompagnato, l'orchestra guida e canta con un contrabbasso e un violoncello. Qui io personalmente, in un vecchio disco, un vecchio nastro di uno dei primi dischi, credo che fosse trattasse di Battistini, che è stato un grandissimo baritono, con gusti ovviamente di quell'epoca, ma un grandissimo, ne avessimo oggi di Battistini in giro 10, 20, si sarebbe risolto il problema delle opere verdiane. Quando dice la vostra donna è là, fa capire che lui può proteggere o può uccidere qualcuno che dà fastidio alla sua donna perché non sa che si tratta della figlia. Qui c'è questo nastro, dice io uccido la persona che a voi può interessare. Dice come fai ad uccidere? Perché ovviamente Rigoletto si vuole vendicarsi. Dice è facile. Dice ma come fai? Come puoi operare? Dice è facile, ma aiuta mia sorella, la Maddalena che troveremo nell'ultimo atto, per le vie danza, è bella, chi voglio attira, e allora Rigoletto conchiude, comprendo. Ma in questo nastro, quando lui dice, e come, dice, come fai ad uccidere, dice Rigoletto, e come in casa, dice in casa, lui dice, è facile, ma aiuta mia sorella, dice sparafucile, e si sente in questo nastro, lontano, bella famiglia. Vero, sì. Bella famiglia. Quindi si faceva di tutto, si faceva di tutto. E ci sta bene dal punto di vista drammatico, ci sta bene perché c'è la pausa, ma aiuta mia sorella, bella famiglia, per le vie danza. E c'è questo duetto dove naturalmente finisce con la famosa nota bassa del basso, che lui dice, e dove ti trovo? Qui sempre a sera, Rigoletto, uomo così che di poche parole dice, va, e lui gli ricorda il nome, spara fucil, va, 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 dovrebbe essere spara fucil, poi l'orchestra conclude. Alcune volte questa nota, basso ha il tempo di uscire dal teatro, si spara, fuci, la canta, esce dal palcoscenico, attraverso tutto il palcoscenico, va nel camerino, sta ancora cantando. Sì, tant'è vero che c'era una storia che qualcuno, questa è ovviamente la storia vecchia dei teatri, che c'era un famoso basso che nella vecchiaia non aveva più la nota e allora si era messo un chiodo sotto lo stivale per cui spara, si aiutava con la nota, spara, fuci, andando. Questo era uno di quegli aneddoti che si raccontavano, perché ovviamente, giustamente, questa è una nota che se è bella, piace ovviamente, perché non bisogna poi, voi dovete anche capire, io gioco su certe cose, la verità è che però è chiaro che se uno ha un basso che ha un fa naturale, grande così, è un piacere per tutti, per l'orecchio, per il suono e anche perché una nota cavernosa e ampia ci aiuta a capire meglio il personaggio e la notte. Sulla stessa nota che lascia lui c'è il famoso Parisiamo, che tutti conoscono. Infatti dice Parisiamo, chi? Lui e sparafucile. Parisiamo, io e lui. Io ho la lingua, egli ha il pugnale, l'uomo son io che rido, ehi quel che spegne. E l'orchestra pianissimo dice... Sempre questo fatto
E di nuovo quel vecchio male di... Faceste voi, o rabbia, esser difforme, o rabbia, esser buffone, non dover, non poter altro che ridere, il retaggio d'ogni uomo è tu. Qual è il retaggio di ogni uomo? Il piano. Poi, come, poi con una secchezza come Stravinsky, definendo il duca, sembra Petrushka. Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, pensate che abilità a quell'epoca, 1851, di scrivere. Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, poco prima avrebbero fatto questo padrone mio, giovin, sa, degli accordi recitativi, invece, è come una marionetta. Questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, cosa mi dice? Fa ch'io rida buffone, forza armideggio e fallo, oh dannazione, odio a voi cortigiani schernitori, quanto il mordervi io gioia. Vostra è solo. Attenzione adesso, è vicino a casa sua, si sente già il senso di pace. Ma in altr'uomo qui mi cangio. Analizziamo. L'invettiva contro i cortigiani. Oh dannazione, odio a voi, non odio voi, odio a voi, sia odio a voi cortigiani schernitori, quanta in mordervi, oh gioia. Se iniquo sono, se io sono iniquo, è per causa vostra, ma in altro uomo qui mi cangio, a casa mia. Dove c'è la figlia, questo tesoro nascosto che lui ha. Verdi tramuta questa potenza di questi accordi in un flauto solo, come celestiale, il senso della pace, della famiglia, della casa. Ma in altr'uomo qui mi... Sulla parola cangio, lui cambia l'armonia, non fa nuomo qui mi cangio. Sarebbe, ma in altr'uomo qui mi cangio, o cangio, invece non fa cangio, fa una modulazione in attesa, una cadenza evitata, dando un accordo di do maggiore che è l'accordo più sereno che c'è. Infatti si sente, tuomo qui mi cangio, sereno, è vero. Ma l'ultima nota non è quella che ho suonato io, adesso l'ho fatta apposta per ingannarvi, l'ultima nota gli fa venire in mente una maledizione. E allora lui fa, ma in altr'uomo qui mi cangio. Di nuovo, come un'ossessione, quel vecchio male di... Poi pianissimo, pianissimo, tre volte piano. Tal pensiero. Vi ricordate che con sparafucile avete sentito?
stessa cosa. Lui dice, tal pensiero, perché conturba ognor la mente mia. Si domanda, mi coglierà sventura? Domanda. Anno. Qui è uno dei punti importanti, importanti. La tradizione ha cambiato tutto. L'orchestra non è più piano, ma è forte. Allora diventa mi coglierà sventura. Anno è follia. Si fa così. Verdi ha scritto tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Innanzitutto è pianissimo. E Rigoletto che domanda nel culmine della sua tragedia interna, sarò colto da sventura in seguito a questa maledizione? Non è possibile. È una follia. È una follia. E la nota è follia, pianissimo, è follia. Entra in casa, scoppia. Non è preparato. L'apertura di casa sua è la luce, è la gioia, è la vita, è la felicità, è la figlia. Lui non può drammaturgicamente, drammaticamente, non può, Verdi non poteva assolutamente permettere l'urlo fuori di casa. Non è lui che dice sarò colto da sventura. No, è una follia, capisci? Arriva la prima autoambulanza, lo se lo porta via al gombo. Cioè, è chiaro che è follia. Dal punto di vista di effetto, è di grande effetto, nessuno lo mette in dubbio, è di grande effetto, ma è un'altra cosa. Questo che voglio. Invece è pianissimo, mentre tutti i direttori si sono messi a fare fortissimo, eccetera, eccetera. I baritoni, una volta che uno ha dato il via, gli altri sono andati dietro, è diventato uno delle note chiavi di grande effetto. È folli. Questa nota invece è folli. Questa nota qui, il mi naturale, corrisponde alla nota che ogni volta che Gilda si presenta è la nota di lei, questo mi naturale. Infatti lui anticipa, è folli, è un pensiero. In ogni caso, piaccia o non piaccia, questo ha scritto lui. Chiaro? È chiaro che la sparata è follia. È chiaro? Bravo! Eccetera. Ah. Vabbè, sì, lo so, ma io non è che dico. Non è. È come se io vado in un museo. Vedo una cosa e dico, no, questo non mi piace, ma perché è così? Io lo voglio fare diverso. Ma restano. Allora, siccome non c'era la protezione degli autori, è un abuso. Piacevole, di effetto, divertente, scatena platee, no, platee non tanto, scatena il logione, ma... Questo. Non si può anticipare un effetto che è quello dell'orchestra, del apre con chiave ed entra nel cortile. Figlia, mio padre, a te do presso. Fortunatamente, ho due baritoni che hanno cantato così, certamente il primo, Bruson, cantato così sempre, da quando l'abbiamo fatta a Vienna nel 1983. Anche lì, la prima sera, qualcuno del pubblico su rimase, o dietro a Vienna è diverso la situazione, rimase un po' scioccato da queste cose, qualcuno protestò. Però dopo, quando io partii e ritornarono per ragioni ovvie al rigolettaccio di così, di tradizione, che cosa successe? Che tutti i giornalisti dissero, no, ci piaceva più quello che aveva fatto Buti, perché alla fine, poi dopo, a furia di risentire 10 recite del Rigoletto vero di Verdi, entrati di nuovo in questo sistema, non gli andava più bene quell'altro. Perché all'inizio ovviamente
Può essere, se si ascolta con intelligenza, ci manca una cosa a cui siamo abituati, anch'io. Scusate, io sono cresciuto facendo folli in casa mia. In un certo senso mi piace pure. Perché no? Dice, folli. Però dopo, come musicista, dice, questo è un uomo. E penso sempre al fatto del concetto drammatico di Verdi, uomo che attraverso la musica porta alla situazione drammatica. Mi coglie la sventura. Non è possibile, non è possibile. Questa è una follia. Facciamo finta di non sapere la versione che è diventata popolare. È vero? Dimentichiamo l'altra. L'accetteremo subito, è vero? Ma certo che se noi stiamo aspettando, ah no, è folle, e l'altro il baritono fa, è folle, porca miseria, che è successo? È uno shock, ma non possiamo permettere, a meno che, mi metto d'accordo, la prossima, se il Rigoletto diventa poi col tempo anche una opera come la Traviata, perché il mio obiettivo, prima di sparire dalla circolazione, è di fare, no, di riportare la triade, di fare insieme, Trovatore, Rigoletto e Traviata, e di fare una insieme, in un mese, una bella scorpacciata di queste cose. Però, come? Però, voi permettete che per fare una cosa del genere non è che io mi faccio 30 giorni di fischiate. Perché fesso sì, ma non completamente. Io però vorrei fare una cosa, mi piace, io vorrei avere col pubblico, mi riferisco proprio a voi gli appassionati, non solamente a loro, ma a loro che vivono così visceralmente questa cosa, come la vivo io in fondo in un'altra maniera, ma visceralmente anch'io. Mi piacerebbe che noi facessimo un anno di Rigoletto in questa maniera, in modo che tutti assorbano questa cosa. E poi ci mettiamo d'accordo, ragazzi, sapete cosa facciamo? Il mese prossimo facciamo un Rigoletto proprio sbracando tutto, come si faceva una volta. Sarebbe un esperimento mica male. Perché dice, vediamo che impressione ci fa. Allora, capite? Sicuramente il Rigoletto che va così, non, se uno cresce in un certo modo ad amare l'opera, cogliendone i valori nascosti, le finezze, le certamente, dimenticavo, farlo pianissimo o piano o marcato ma dando la sensazione del piano per il baritono è molto più difficile, perché devi attirare l'attenzione e la tensione del pubblico senza l'effetto, perché è facile l'effetto, no? Non c'è da pensare, si spara un suono naturale. E chi è il baritono che non ha un suono naturale oggi? Dico, poi, insomma. Non esiste, non è poi neanche una nota talmente folli. A parte il fatto che vedete che è un accordo blando, è folli, che ti dà un accordo di quarta e sesta, cioè un accordo maggiore rivoltato che anticipa. Verdi non l'avrebbe fatto, ma neanche se lo pagavano a pesi d'oro, perché non, è sbagliato. È folli, poi c'è l'accordo. Piace molto, ed è vero che può piacere, perché è ginnico, ma non è quello che ha scritto lui. E dunque, e questo do continuamente, quando lui, sta povera donna, tutta l'opera, la povera Gilda, chiede continuamente al padre, al fidanzato, all'amico, i nomi, questo non sa niente. La Gilda non sa niente, chiede a suo padre, ma come ti chiami? Arriva il duca di Mantova travestito da Gualtier Maldè, come dice, mi dici il tuo nome? Questa maniera di Gilda, che non sa niente, è stata chiusa in casa, non sa nulla, non sa il nome di nessuno, ne ha fatto poi col tempo un'interpretazione da parte dei soprani, fatte ovviamente le dovute eccezioni, ma è di grande cantante, non so, tipo la Callas, la Toti dal Monte, cioè, c'è stato un atteggiamento verso questo personaggio che è diventato stucchevole, soprattutto fuori d'Italia. È andata la cretina, arriva, e che nome avete? Non ce lo dite, a me che importa? La Gilda, ma come? Se prima ha cantato, ha detto, io andavo dentro la chiesa, andavo a guardare dietro la colonna, quello là, cioè, mi piaceva molto, sai? Quindi, non esiste nessun personaggio femminile verdiano
che non abbia uno spessore importante. Tutte le donne di Verdi, tutte sono delle grandi donne, tutte! I tenori no, perché Verdi, nel senso che Verdi verso il tenore ha sempre un atteggiamento un po' così. E invece soprani, mezzosoprani, baritono e basso sono sempre trattati in maniera scultorea. La Gilda è una donna che ama, è colpevole solo di amore, si fa uccidere per amore. Non si fa uccidere per amore una cretina, ma si fa uccidere per amore una grande donna, una donna che ha la grande capacità di amare. Perciò io sto cercando, nei limiti del possibile, di togliere quelle incrostazioni di un modo di cantare della Gilda petulante. Cioè, caro no me che mio cor, capito? Quelle cose così. Allora è sempre questa cosa. E poi c'è la famosa, a questo punto, Rigoletto, quando lei chiede chi è mia madre? E lui canta la famosa, sempre partendo dalla stessa nota. De non parlare al misero del suo perduto bene. Ella sentia quell'angelo pietà delle mie pene. E descrive se stesso solo, difforme, povero, per compassione mi amò a morire. Le zolle coprono lievi quel capo amato. 3B, tre volte piano. Sola tu resti, sola tu resti al misero. Trasporto, lui scrive tutto Verdi. Dio si ringraziato, si ri... Lei agitata dice... padre e figlia. Il nome vostro ditemi, il duol che si va trista, a che nomarmi, è inutile, padre ti sono e basti. E qui dice, patria, parenti, amici, voi dunque non avete? E lui dice la famosa, patria, parenti, amici, ecco, qui noi ci riconosciamo tutti, perché siamo noi, e finisce con questi accordi che si tramutano di nuovo. Già da tre lune son qui venuta nella città. Dice, sei mai uscita? No. Eccetera, venendo ti ha mai visto qualcuno, e veglia o donna questo fior, la famosa aria, che non è un'aria, sbaglio, perché è un duetto. Veglia o donna questo fior, e c'è questa famosa, questo famoso duetto. Dunque, il duetto viene, Rigoletto parte, Giovanna, la donna di casa, dice, lei dice a Giovanna, la Gilda, ho dei rimorsi, e dice lei, perché mai? Io tacqui che un giovin ne seguiva al tempio. Dice, ma perché ciò dirgli? L'odiate dunque codesto giovin voi? No, dice lei, e canta, dunque codesto giovin voi? No. No, che troppo è bello.
cambia di colpo la tonalità perché la Giovanna, che pensa ai soldi, dice «E magnanimo sembra». «E magnanimo sembra». Allora, ripeto questa frase, questo per voi, eh? «Espira amore». Cos'è contenuta in questa frase? Dov'è Elvo? Dato via. Elvo, cosa c'è? No, no, che troppo è bello, espira amore. Tolgo la prima nota. Aspetta, no, non è facile, non è facile. Però adesso lo troverà. Tolgo la prima nota. Viene dopo, Rigoletto è prima, c'è dentro. Espira amore, e magnanimo sembra, e gran signore. E c'è questo sogno. Signorne principe, e insomma, cosa potrei dire? Potrei stare tutta la notte qui. C'è una cadenza che faremo che nessuno ha mai sentita. Quando finisce il duetto tra Gilda e il Duca, sognando. I due insieme. È di fattura chiaramente chopiniana. Se voi non sapeste che Rigoletto io suonassi, è vero? È chiaramente che mami, ripetimi, qui ci sono anche dei versi un po' strani. Vabbè. Allora, mentre stanno lì, loro vengono interrotti nel loro effluvio amoroso, però si ricompongono per dire addio, 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 e poi dopo c'è il notturno di lei, quando è sola. Gualtier, qui lo evoca, Gualtier Maldè, nome di lui si ama. Pensate, nella parola ti scolpisci nel cuore, diventano due accordi, lo scolpire. Quindi il nome di lui si amato, ti scolpisci nel cuore, innamorato. E questa è la famosa aria. Chiaro che deve essere caro nome che il mio cor festi primo. È un sogno d'amore, una dichiarazione d'amore, e non è caro nome che il mio cor.
Poi soprattutto quando c'è, Verdi scrive, non ci sono agilità in questa aria, basta non farla veloce, perché qualcuno, il marito del soprano, che doveva essere un rompiscatole, dice ma ci sono troppe agilità, si riferiva a... Non sono agilità, sono di espressione, ma in genere i sopranini leggeri lo fanno. Lei canta questa meravigliosa questo meraviglioso sogno con il su di lui e arrivano i cortigiani, i quali, vedendo Rigoletto che si stava ritirando, pensano adesso lo facciamo fuori. Però sono talmente perfidi che uno dice all'altro, ma perché dobbiamo farlo fuori? Rapiamo e poi domani ridiamo, perché se lo uccidiamo perdiamo la possibilità di ridere. Pensate alla cattiveria. Quindi tengono in vita Rigoletto, anzi lo bendono. Quando lui dice, ma cosa fate qui? Dice, siamo qui perché dobbiamo rapire la moglie di Ceprano. Rigoletto, che era uno della stessa razza, si diverte a questa cosa e dice, ah, mantengo io la scala. Gli dicono, gli danno una maschera, siccome qui siamo fuori, siamo quasi nella fantascienza, siccome è buio e la maschera non ha gli occhi da poter vedere, Rigoletto crede che sia talmente buio che non si vede più niente, invece c'è la maschera senza buchi, quindi lui non vede niente. Lo mettono vicino alla scala e rapiscono la figlia. Adesso è una cosa interessante, se voi vi comprate qualche incisione del passato, dove ci sono, momento, delle grandissime esecuzioni di Rigoletto, fatte con un criterio così di concessioni al gusto, ma delle grandissime esecuzioni di Rigoletto ci sono, straordinarie, però si sentono in molto di questo, quando loro hanno rapito la figlia e Rigoletto è ancora lì e comincia a pensare, ma com'è che qua non si sbrigano questi? Infatti dice lui, non han finito ancora, che derisione. Era cattivo anche lui. Quando van via, Rigoletto improvvisamente dice, beh, com'è sta cosa? Si toglie la benda, dice, ma sono bendato, sono bendato. Vede la sciarpa della figlia che è rimasta per terra, vede la porta di casa aperta, l'orrore, la tragedia, e sente da lontano, soccorso padre mio, e il coro che ridendo dice vittoria, e lei ancora più lontano aita. Lui non sente tutto questo perché sono molto lontani, quindi è una finzione scenica, dice non han finito ancora, qual derisione. Si mette la mano agli occhi, sono bendato. Rigoletto comincia come un leone in gabbia, entra nella casa, sale sopra, apre le finestre e dice Gilda, Gilda, qualche volta Giulda, per l'impostazione della voce, e va dappertutto e dice Giulda, Gilda, e la tradizione, Rigoletto deve urlare Gilda, 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 apre la finestra, Gilda. Sapete, è un po' come io dicevo, parlavo con mia moglie, dice, mi fa venire in mente, l'avete mai visto alla televisione la reclame lì del profumo egoista? Egoista, egoista, egoista. Allora, qualcosa. Ecco l'indicazione di Verdi. Porta la mano agli occhi, si strappa impetuosamente la benda e la maschera. Al chiarore d'una lanterna riconosce la sciarpa, vede la porta spalancata, entra, trae Giovanna che fissa con stupore.
si strappa i capelli. Vorrebbe gridare, ma non può. Il padre, sa che la figlia è stata portata via per il rubata e sarà presto disonorata. Vorrebbe gridare, ma non può. L'orchestra invece che incalza da sola. E lui poi dopo, finalmente, dopo molti sforzi, esclama. Ah, ah, che non è vocativo, sono i primi sforzi di una voce che non esce. E poi riesce a gridare. La maledizione è stata questa. Allora io vorrei dire, c'è bisogno di fare Gildo, Gildo. Perché? Che cos'è? Dice, non ci fosse scritto nulla. Questa è un'indicazione di Verte. Vorrebbe gridare, ma non può. E io vi dico che quello che mi ha sempre disturbato è la volgarità. Anche se, comunque, se la volgarità certe volte serve a dare un po' di sangue, preferisco la volgarità all'appiattimento. Il peggiore di tutto è proprio che si facesse sempre invece di fare e almeno in quel caso dice, c'è un direttore d'orchestra idiota lì che non ha niente, allora Gilda c'è qualche cosa, ma è l'orchestra che nelle mani di Verdi acquista un diventa veicolo di emozioni, non sempre il grido o la voce. Nell'aria, tanto per essere chiari, nell'aria del secondo atto parmi vedere le lacrime, alla fine, ehi, dunque, ehi che le spere agli angioli per a te, le spere, la tradizione fa, le spere agli angioli, che fu De Lucia, credo, il tenore De Lucia che è stato un grande tenore. Invece Verdi, e ci mette anche una nota dell'orchestra che fa la stessa nota, fa in maniera molto più nobile. Dolcissimo per te. Questo è quello che ha scritto Verdi e faremo quello che ha scritto Verdi. Esistono diverse possibilità che sono state riscontrate di tutti i tenori dell'epoca, di Bonci, di Caruso, di De Lucia e di altri che hanno inventato dei finali diversi. Niente di male, perché anche noi nel nostro Rigoletto, nei momenti di cadenze, abbiamo fatto qualche variante, perché la cadenza era lasciata alla libertà dell'interprete, tant'è vero che voi potete anche trovare, c'è per esempio un mio disco con Sviatoslav Richter, il grande pianista sovietico, che in un concerto di Mozart, invece di adoperare le cadenze di Brahms che si usavano e che si usano ancora, usa una cadenza di Benjamin Britten. Quindi la cadenza è un momento solistico che l'autore può scrivere, dando la possibilità al solista anche di inventarne un'altra, perché è un momento in cui il solista può proporre delle cose, il momento della cadenza. Tant'è vero che noi nel Rigoletto faremo a un certo punto, nella ripetizione della cabaletta, possente amor mi chiama, che solitamente viene tagliata e che il nostro tenore si è assoggettato a cantare per ben due volte, nella seconda volta invece di fare Verdi scrive tutte e due uguali, possiamo fare diverso e infatti faremo una cadenza diversa che arriva fin al si naturale acuto dopo aver cantato una sfilza di la naturale e questo è un po' così anche per uno sfoggio vocale. Il Rigoletto è corto, ma io ho perduto molto tempo. Che cosa posso soffermarmi per... è una miniera, non... Ah, forse per gli appassionati che conoscono bene l'opera, questo non riguarda
non comporta nessun grande cambiamento, però è indicativo del miei signori perdono pietade, miei signori perdono, si fa sempre perdono pietade al vegliardo la figlia rida, invece la prima volta non è così, c'è la stessa nota, miei signori perdono pietade, invece qua cambia al vegliardo la figlia rida, che è molto più interessante perché varia la frase. Ecco, poi volevo dirvi, quando Rigoletto riprende la figlia, avendo mandato al diavolo tutti i cortigiani, eccetera, eccetera, dice ai cortigiani, ite di qua voi tutti, se il duca vostro d'appressarsi osasse, che non entri, gli dite, e ch'io ci sono. Sulle note di... Ite di qua voi tutti, se il duca vostro d'appressarsi osasse, che non entri gli dite, e ch'io ci sono. E il coro commenta, coi fanciulli e coi dementi, spesso giova il simulacro. Partiamo pur ma quel che intendi, non lasciamo d'osservare. Questo è straordinario perché si capisce, Verdi in quel periodo aveva perduto prima la moglie, due figli, rapporti con il suocero, è una situazione familiare che lui butta anche nelle sue opere, nella Traviata e nel Rigoletto, soprattutto il rapporto con gli altri affetti. Se il duca osasse d'appressarsi in casa sua, che non entri e ditegli che io ci sono, ma non io Rigoletto, io padre. E dove c'è il sentimento paterno, il sentimento del padre è più potente di qualsiasi potere. Ecco Verdi, ecco noi, io ci sono, lo dice in una maniera, usando poi il tono di Monterone, le stesse note, lo stesso slancio, la stessa potenza, si investe addirittura di Monterone. Tant'è vero che i cortigiani, pur scherzosi sempre, perché quando dicono coi fanciulli e coi dementi, spesso giova il suo, loro vanno via scherzosamente, però quasi turbati da questo nuovo atteggiamento, da questa nuova forza che investe Rigoletto e che è la forza del padre che protegge la figlia. E lui rivendica di fronte alla figlia anche una sua dignità che per tutta la vita di fronte alla figlia stessa aveva perduto facendo il buffone di corte. In questo momento io padre, capisci? Questo è un momento molto, molto toccante e che è molto importante per capire Rigoletto. E lei racconta la sua tragedia con tutte le feste al Tempio, che abbiamo detto prima, tutte le feste al parco. Pensate che orrore poi... Dove il tema? Verdi usa di nuovo un tema circolare che ogni volta che si riferisce a situazioni del destino, Verdi usa. Se io faccio questo tema, all'inverso avviene. Quindi in Verdi ci sono degli schemi che non sono degli schemi, sono delle intuizioni drammatiche, musicali, che lui adopera perché gli nascono da dentro così. E lei racconta questa sua storia, come è venuta, e lui dice... Ma tutto
pianto prima... Mi è scappato un la naturale. E questa è una delle cose più straordinarie. Arriva, alla fine, questa cosa viene, dice, compiuto pur quanto a fare ci resta, lasciare potremo quest'aura funesta. Questa è una frase famosa. È tutto un sol giorno, un sol giorno. Ecco, quando lui vuole l'acuto, lo fa Verdi. È tutto un sol giorno, cangiare pote. E arriva l'usciere che con le stesse note, ite al schiudete, ire al carcere Monteronde. E Monterone entra e dice, poiché fosti in vano da me maledetto, né un fulmine o un ferro colpisce il tuo petto, felice pur anco, o duca, vivrai. Schiudete, vieni al carcere, quando c'è questo tema, nel preludio avete sentito... come senso del dolore di Monterone. Io posti in vano da me maledetto, un fulmine eccetera eccetera, pur anco duca vivrai. Ecco l'altra cosa, questa è fondamentale ed è importante che io mi soffermi, poi chiudo. Lui dice, oh vecchio ti inganni, tradizione, un vindice avrai, si vende la tradizione. Dunque, lui dice, invece, Verdi, oh vecchio ti inganni, un vindice avrai, si ferma. C'è una tensione terribile di silenzio e poi, sì, vendetta, avrai vendetta. Questa è quella a cui io ci tengo di più, perché dal do minore, ti inganni, un vindice avrai. Sì. Pensate, come, se io faccio un vindice avrai, voi sapete tutti che stiamo andando a te, perché sono andato sulla dominante dell'accordo, e diventa banalissimo. Naturalmente questa è stata una delle note, è una delle note più a cuore ai baritoni. Mio nonno mi raccontava di aver sentito a Molfetta, in provincia di Bari, un baritono che usciva dal fondo, andava fino in fondo a vedere se c'era qualcuno. La ragione era che aveva bisogno di spazio. Allora dice, un vindice avrà. Poi se poteva, ritornava indietro. E poi si sgonfiava. Si vede. C'era questa cosa, chi la tiene più lunga? Lì, qui, è proprio, lì è un, qui è un delitto. Qui è un delitto perché è un'altra cosa. Vecchio ti inganni, un vindice avrai! È chiaro, è una modulazione lontana, modulazione che si chiama in musica per transizione, una nota che fa da perno. Vindice avrai! Sì! Non vindice avrai! Cioè ci mette un accordo dentro che non c'è, ma lui non... È un'altra cosa, quello che voglio dire, è un'altra cosa. Lui aggiunge, cambia nota, quindi cambia nota, toglie la fermata che Verdi ha messo e invece del silenzio che Verdi vuole, va nella pagina successiva. Questo sono sicurissimo. Quando andrò nell'altro mondo, Verdi mi piglierà a calci, avrà detto, forse mi dirà, ma come l'hai fatta pesante? Forse. Su questo sono sicuro che mi dirà finalmente. Non mi convinto, da musicista non posso essere convinto, perché insomma un po' di musica la so. Da musicista, un cantante può aver iniziato questa cosa, ma non c'è verso che io possa essere convinto che Verdi possa aver approvato questa cosa, a parte che non abbiamo, come abbiamo visto all'inizio, nessun elemento. Non è possibile, perché significa cambiare completamente le carte, è un'altra cosa. Soprattutto voi stessi, anche chiunque, anche chi non è abituato a sentire la musica, si accorge che quando lui dice felice pur anco, o duca vivrà, o vecchio ti inganni, un vindice.
felice avrai. Sì, bene. Con quella pausa è piena della potenza di quest'uomo. E c'è la vendetta che sarà fatta come scritto. E alla fine, perché la conclusione non può essere lasciato l'acuto, perché l'acuto diventa la conclusione dell'orchestra e comunque c'è già l'acuto che è quello del barito. La donna immobile, e poi chiudo, abbiamo detto di tua sorella e del vino. La donna immobile torna più volte, abbiamo quasi finito, torna qua più volte. È una canzone. La donna immobile, certo, senza pretese, anche qui si è divertito, se voi vedete le varie, ci sono molte, perché negli ultimi decenni c'è solo una versione, ma i tenori dell'epoca, dalla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, ne hanno inventate di tutti i colori, perché ognuno aggiungeva una sola cosa, una cosa all'altra. Non c'è fermata, perché è di diversa. E l'orchestra riparte. Scontinua, perché comincia il dialogo. Eccolo. E là il vostro uomo, dice sparafucile, viver devo morire, dice Rigoletto, più tardi tornerò, lo procompì. E rimane un fagotto solo, come una luce nella notte. E questa nota, che fa parte di questo accordo, diventa la dominante della nuova tonalità. Allora questo accordo, lungo, lungo, e poi, un dì se ven rammento mi, o bella ti incontrai, mi piacque di te chiedere, intesi che qui stai. E così, la dichiarazione d'amore al baldracone della riva deserta del Mincio, perché anche lì hanno tutti messo, perché questa è la riva destra del Mincio. Poi si è scoperto che non è vero che voleva la riva destra del Mincio. Non hanno capito bene, hanno scoperto che Verdi aveva scritto la riva deserta del Mincio. A lui non gli fregava niente, a destra e a sinistra la stessa cosa. Invece, riva destra, scusa, perché io al Mincio non ci sono mai stato, ma io non capisco qual è la differenza. Invece riva deserta del Mincio. E qui è il capolavoro del Rigoletto, perché andiamo al famoso quartetto della figlia dell'amore. Fu così popolare che ai tempi di Verdi c'era un duo pianistico fatto da un pianista secco secco e da una signora cantante grassa che si chiamava la signora Sgonfietti, le quali giravano il sud facendo la caricatura. Voi pensate, era talmente popolare questa che Liszt ci fece fece addirittura una parafrasi sul Rigoletto molto famosa, dove i pianisti si divertono giustamente a fare le cose più acrobatiche. Ma la signora Sgonfietta e il pianista facevano ridere il pubblico, perché invece attaccava. Quindi avevano inventato una cosa comica per dire come era popolare diventata questa cosa. E ci si trova con queste quattro voci. Il quartetto di Rigoletto è un gioiello assoluto, non solo di contrappunto, ma di questi quattro persone che riescono a mantenere tutte e quattro la propria personalità, la corte sguaiata, la seduzione sguaiata del duca, la risatazza immonda del baldracone, che dice rido ben del baldracone, i soprani che fanno Maddalena sono tutti un po' così sul pesante. Perché non credo che il duca andasse lì solamente per accontentarsi dell'osso, andava a trovare di sera le cose. Rido ben che ti voglio corto poco. Soprano dietro il cancello che dice
non abituata, lei poveretta, questo è anche comico il testo, perché lei dice, risponde a lui dicendo, ah, rido ben di cuore, che tai baie, che tu stai dicendo, costano poco. E la Gilda, che era abituata a tutto un altro tenore di vita e di rapporti, dice, ah, così parlare d'amore. Ma si parla d'amore in questo modo? Le continuo, quanto valga il vostro gioco, bel credete, so apprezzare. Ah, a me pur l'infame, ho udito. Lei fa un po' la verginella della situazione lì. E Rigoletto invece, taci, il piangere non vale, taci, tu sei arrivata a questo punto per colpa tua. Questo quartetto, anche dai più severi critici tedeschi dell'epoca, fu considerato immenso. C'è una delle pagine più grandi di tutta la letteratura, degna di stare accanto al migliore Mozart, assolutamente. È molto difficile perché per il direttore, soprattutto su un palcoscenico grande come la Scala, perché bisogna dare, equilibrare le quattro voci e far sì che comunque si capisca che i due, cioè il Duca e Maddalena, stanno parlando a noi, indirettamente a noi, e che gli altri due sono dietro la porta e che i due sulla scena non sanno di essere ascoltati dagli altri due, che invece cantano con loro. È una situazione molto complessa, ma se riesce bene può essere di grande efficacia. E altra cosa straordinaria, finito il quartetto, Rigoletto dice alla figlia, modi, mi odi, ritorna a casa, oro prendi, un destriero, una veste viril che t'apprestai, con cui lei arriverà alla fine, e per Verona parti, sarò io pur domani. Or venite, dice la figlia, dice, impossibile, tremo, e lui dice, va. Dopo questa nota che lui dice, va, la tempesta. Ma pensate come modula, come dà l'idea, va. Non so, forse osso solamente io che sono. Ma se, pensate quest'uomo, con un salto di mezzo tono. Impossibile, tremo. Va. È proprio l'avvisaglia lontana. Non c'è la terza dell'accordo, non c'è. Oh, non c'è niente. Vuoto. Se ci fosse dentro O, diventerebbe un accordo normale e quindi leggibile, invece non è leggibile, è un accordo modale. È solo un oboe, da lontano. Tempesta, ci sono tre elementi che ritorneranno sempre. Il lampo. Il tuono. Il vento fatto dalle voci del coro dietro la scena. Tutta la tempesta è basata, ogni tanto un richiamo della figlia dell'amore, del tema di lui. Ritorna la donna immobile cantata dal tenore che si interrompe perché si addormenta, la Maddalena cerca di salvarlo, convincendo sparafucile a ammazzare il primo, come dice Sparafucile, il primo che si presenta alla porta e bussa, lo fanno fuori e così lei salva il giovane di cui si è innamorato, perché dice che rassomiglia a un Apollo. Su questa nota che io vi ho indicato all'inizio, tutti ritornano, anche la campana che annuncia la mezzanotte. Sempre questa nota, anche la campana si uniforma a questa cosa. E questo è inutile suonarla perché ci vorrebbero tutte le voci, ci vuole la potenza dell'orchestra. E dopo Gilda è ritornata, ha sentito tutte le parole, ha sentito anche che il primo che bussa alla porta sarà quello che prenderà il posto, e si fa uccidere. E quando Sparafucile porta il sacco
a Rigoletto dicendo questo è il sacco col duca dentro. Prima di questo Rigoletto vuole sbarazzarsene e c'è un altro punto famoso dove il baritono, lui dice buttiamolo via questo corpo, all'onda, all'onda. Verdi scrive all'onda, all'onda e questa parola viene interrotta dal suono della canzone un'altra volta. La tradizione di un certo tipo fa all'onda, all'onda, che è bestiale per tanti motivi. Primo, Rigoletto drammaticamente e ha in mano un sacco dove c'è niente di meno che il duca di Mantova, non c'è Pasquale Esposito, non c'è, non so, dico un nome così per il nome più comune, c'è il duca di Mantova. Qual è la cosa che vuole fare? Deve fare, sbarazzarsi. Infatti Verdi va dice all'onda, all'onda, via, via, deve liberarsi di questa cosa. E se lui fa lui, io sono sicuro che la polizia dei Gonzaga gli avrebbe tac, portato via immediatamente. Poi non c'è, veramente, veramente lì non ce n'è bisogno, non ce n'è lì proprio non ce n'è bisogno, perché anzi bisogna che il suono all'onda, all'onda, la sorpresa. Lui canta La donna immobile e lui dice, qual voce, illusione notturna è questa, non è possibile, egli è adesso maledizione di mon bandito, ecco qui il famoso sì naturale, perché il tenore deve cantare muta d'accento e di pensier. Qui c'è, lungo, possibilmente, poi dipende da come arrivi il tenore, ovviamente, ma dovrebbe essere lungo e in diminuendo, perché è come un suono che si perde nella notte. E di pensier. Difficilissimo da cantare. Perché vada pensier, quella è un'altra cosa. Quindi se lo si fa prima, si uccide l'effetto che solo in questo momento c'è ed è voluto non in senso circense, ma in senso espressivo, perdendosi a poco in lontano, dice Verdi e Piave, di pensier, e lui, chi mai, chi è qui in sua vece? Io tremo, umano corpo, sono gli ultimi lampi di una tempesta che sta sparendo e riconosce che è la figlia. Ma come? Era partito per Verona, mia Gilda, fanciulla, a me rispondi, l'assassino mi svela e lei ancora vuol difendere lui, nessuno, ma come? Lui bussa alla porta per cercare di trovare sparafucile, dice nessuno mi risponde, mia figlia, mia Gilda, mia figlia, chi mi chiama? E la parla, si muove, eccetera, eccetera, ed è questo meraviglioso duetto, dove alcuni critici tedeschi si scocciarono che lei canta, perché in Germania per molti anni il duetto finale, Gilda Rigoletto, venne abolito, venne tagliato, perché faceva ridere gli alemanni il concetto che una donna che stava per morire potesse cantare. Dice, solo italienici potevano fare questa cosa, cioè, gli italiani possono solo gli italiani. Cioè, non è vero, il teatro diventa teatro, il teatro è la vita. Non, cosa significa? Anche Desdemona così riesce a parlare ancora. È la vita, non. Ma questo è un po' duro certe volte, capito? E allora, e c'è. Ho ingannato, colpevole fui. E c'è questa specie di danza della morte.
Non l'ho inventato io. L'hanno detto degli studiosi italiani, anche Moraglia, soffermandosi su questa cosa. È una specie di danza orientale della morte che fa parte un po' della nostra cultura. Come quando Otello dice: Dio, mi potevi scagliare tutti i mali. Se qualcuno di voi è stato nei paesi del Nord Africa, sa che, e fa anche dell'Africa più, che sono queste lamentazioni, delle lamentazioni, che sono estranei al nostro modo, perché noi, specialmente a Molfetta, insomma, quando muore qualcuno è un'altra cosa. Lì invece c'è una sacralità della cosa. Ed è lei, proprio, è la danza della morte. Oh, inganna! Certamente, se c'è un'orchestra che non ci crede, se c'è un'orchestra che non ci crede, o che non capisce, si mettono lì con le gambe così, un plim, plim, chiaro? Bisogna amare questo autore, bisogna amarlo per avere la forza, la sensibilità e l'amore per dargli il sangue anche alla nota più apparentemente insignificante. E lei, alla fine, spira proprio cosa? Che questo senso del sacro, del trascendente, non del sacro sbagliato, del trascendente, che non un trascendente cattolico, protestante, ebreo, musulmano, è il trascendente, l'uomo che si unisce alla divinità dell'universo, dove tutti noi partecipiamo e parteciperemo, e che è il concetto della religiosità di Verdi. E lui, alla fine, quando lei spira tra le braccia, non ha altro modo che gridare ancora la maledizione, dove ancora una volta nella tradizione il baritono cerca di inerpicarsi su note che non ci sono, e dove urlano, c'è qualcuno che mette anche un si doppio bemolle, cioè non gli basta di fare la maledizione. La gobba si rivolta, non so, quelle cose così. Invece Verdi scrive molto più, è già alto perché è naturale, alla maledizione. Su questa nota l'orchestra ha una dissonanza terribile. E qui verranno giù i fischi. Vabbè.